New York, chiude in deciso rialzo il Dow Jones, più 4,53%, che raggiunge i 27.090,86 punti. Sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il Nasdaq 100, che arriva a 8.949,28 punti. Positivo il Nikkei 225, più 1,09%. Senza direzione l'indice cinese, più 0,08%. Seduta tonica per le borse del vecchio continente. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,43%. Ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto. Piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,39%. In luce sul listino milanese il comparto media, con un più 1,37% sul precedente. Effervescente RCS, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,44%. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della variazione occupati, che del tasso della disoccupazione. Sempre domani l'agenda della Germania prevede la pubblicazione degli ordini dell'industria, e si attende dall'Italia l'annuncio delle vendite al dettaglio,